I ballerini Raimondo Todaro e Francesca Tocca potrebbero essere di nuovo in crisi e vicini alla rottura. Ad avanzare questa ipotesi sono stati i fan della coppia che hanno intercettato un indizio social inequivocabile. La coppia ha attraversato negli anni una serie di alti e bassi. La prima crisi, seguita da una lunga separazione, risale al 2019. I due si sono allontanati per circa 2 anni per poi decidere di riprovarci. Dopo essersi conosciuti all'interno del talent di Canale 5, Amici, i due si sono sposati nel 2014. Nel 2013 è nata la loro bambina Jasmine, che oggi ha 11 anni. Durante il loro allontanamento, Francesca Tocca ha avuto un breve legame con Valentin Dumitru, un ballerino conosciuto ad Amici. Nel 2021, i due sono tornati insieme, lasciando intendere che l'amore e il legame familiare fossero più forti delle difficoltà. In un'intervista rilasciata a Verissimo, Raimondo Todaro ha dichiarato: "Nostra figlia ha sempre detto, mamma e papà torneranno insieme. E così è stato, siamo tornati uniti, ha vinto lei." Nel periodo della separazione anche il ballerino ha ammesso di avere avuto altre storie. "Ho provato ad andare avanti, ho provato a negare di essere ancora innamorato di lei, ma non ce l'ho fatta perché la amavo ancora", ha confessato il ballerino catanese. Raimondo Todaro e Francesca Tocca in crisi? Entrambi hanno lasciato Amici. Il ballerino e coreografo catanese sta attraversando un periodo professionale complesso. Dopo alcuni anni non è stato confermato come prof ad Amici per la nuova stagione. In un'altra intervista rilasciata sempre nel salotto di Silvia Toffanin, ha spiegato: "Me lo hanno chiesto tutti quest'estate, ma purtroppo non ci sarò. Devo dire che ho trascorso 3 anni meravigliosi, impagabili, sono cresciuto tanto sia dal punto di vista professionale e umano. Per chi ama fare l'insegnante come me, credo che Amici sia il top. Ne approfitto per salutare tutti, da Maria a tutti i tecnici. Quest'anno farò il tifo da casa." Anche la moglie Francesca Tocca ha lasciato il talent. L'uscita dal programma è stata una scelta personale maturata dopo anni di sacrifici e dedizione. "Mi sono ascoltata e ho detto forse è arrivato il momento di cambiare", ha dichiarato sempre a Verissimo. Non è escluso che il difficile momento professionale della coppia abbia influito sull'armonia familiare. Fatto sta che in questi giorni gira voce di una nuova crisi fra i due. La ballerina non interagisce più con il marito su Instagram dal 10 novembre. I fan più attenti hanno notato che Francesca Tocca ha tolto il "segui" su Instagram a Raimondo Todaro. Un gesto che ha subito messo in allarme tutti coloro che avevano gioito per la loro riappacificazione. Lui, invece, continua a seguire la moglie. Dopo la scoperta del gesto, voci relative a una nuova presunta crisi di coppia hanno iniziato a circolare sul web. Ma c'è dell'altro che fa ipotizzare che qualcosa sia accaduto tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca nelle ultime settimane. Il 14 settembre scorso, la coppia è intervenuta a Verissimo con la figlia Jasmine. I più attenti hanno notato che fino all'inizio di novembre, su Instagram, la ballerina ha continuato a ricevere cuoricini dal marito in ogni suo post, rispondendo a sua volta con emoji tenere. Dal 10 novembre in poi, il coreografo ha continuato ad interagire con i post della moglie, che invece ha iniziato ad ignorarlo, fino alla decisione di levare il "segui". L'ultima apparizione di Francesca Tocca risale allo scorso 17 novembre nel salotto di Silvia Toffanin. Si è parlato della decisione della ballerina di lasciare Amici, ma neanche una parola sul marito. Che si tratti di crisi non è certo, nessuno dei due interessati ha ancora confermato o smentito il rumore.